Vai. Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati. E oggi, il momento così difficile che stiamo vivendo mi porta a riflettere non solo sulla storia di questi luoghi che sono il cuore dell'Europa, ma anche sulla storia dell'arte di questi luoghi, che così come questi luoghi è una storia dell'arte che è in parte poco conosciuta, in parte è una storia dell'arte che ha sofferto, così come hanno sofferto questi e stanno soffrendo questi popoli che sono la nostra Europa, sono il cuore della nostra Europa, molto più di quanto i media possono farci percepire oggi. Bene, l'immagine, la prima immagine che vi propongo, su cui intendo riflettere, cominciare a riflettere con voi, è questa icona di Maria, molto particolare. Noi comunemente conosciamo le icone russe come immagini sacre prodotte, realizzate nei monasteri, soprattutto nei monasteri ortodossi. In realtà, la storia di queste immagini, che è estremamente legata a Kiev ed estremamente legata a quella che oggi conosciamo come Russia, ha una mostra tracce che collegano tutta l'esperienza cristiana fin dai suoi albori, tutta l'esperienza spirituale di Oriente e Occidente. Bene, sulle icone è stato scritto tanto. Tanti filosofi si sono dedicati allo studio di queste icone, tanti teologi si sono dedicati e si dedicano allo studio di queste immagini che in realtà sono frutto dell'esperienza di preghiera. Però andiamo per gradi e cominciamo a cercare di vedere insieme le origini di questa bellissima esperienza. Testi molto antichi, risalenti all'undicesimo e al dodicesimo secolo, come la cronaca degli anni passati, ci raccontano che nel 954 la vedova del principe Igor di Kiev riceve il battesimo a Costantinopoli. Ancora si racconta in questa occasione, in occasione di questo battesimo, che vengono donate alla vedova del principe delle icone che vengono viste per la prima volta in Russia. In Russia per la prima volta e negli anni di cui stiamo parlando, Kiev era la Russia, Mosca non esisteva, era Kiev la capitale della Russia, il centro culturale, artistico, il luogo dove arriva il cristianesimo e dove arrivano per la prima volta queste immagini che provengono, sono una derivazione di quella che comunemente è chiamata arte bizantina, che nasce e si sviluppa a Costantinopoli, Bisanzio, Istanbul. Sono i tre nomi di una città straordinaria che ancora oggi purtroppo è teatro di scontri, ancora non riesce ad essere una città di pace,
anche se è una città straordinaria, che è scontro e incontro di civiltà straordinarie. Bene, arrivano queste immagini a Kiev. Vengono costruite le prime chiese dedicate a Elia, vengono le prime conversioni. Nel 988 la popolazione di Kiev, la popolazione russa, riceve il battesimo nel fiume Dnepr. Da questo momento comincia il cammino religioso, artistico e culturale della Chiesa cristiana ortodossa russa. Ancora le fonti ci raccontano che il principe Vladimir in questi anni invia degli ambasciatori a Costantinopoli per capire meglio questa religione cristiana. Bene, e le stesse fonti scritte ci raccontano che questi ambasciatori furono estremamente colpiti dalla bellezza della liturgia che veniva appunto svolta all'interno della straordinaria cattedrale di Santa Sofia a Costantinopoli. Ricordo, Costantinopoli, Bisanzio, Istanbul sono i tre nomi che indicano una stessa città, quella che noi oggi conosciamo come Istanbul, appunto. E la cattedrale di Santa Sofia, che è diventata museo per poi tornare ad essere negli ultimi anni moschea, il centro della spiritualità e dell'arte di tutto l'Oriente cristiano. Bene, questi ambasciatori del principe Vladimir rimangono straordinariamente colpiti dalla bellezza di Santa Sofia. Vengono straordinariamente colpiti dalla bellezza di questa liturgia. E provano a riportare questa esperienza nelle loro terre. Intanto siamo nel Medioevo e siamo negli anni in cui nascono i monasteri. Il monachesimo cristiano orientale mostra soltanto delle piccole differenze e si racconta che i monaci durante la preghiera cominciano a dipingere. Tante testimonianze di uomini di fede, di santi, di filosofi, di teologi ci raccontano che quella dell'icona è una vera e propria esperienza. Quella dell'icona non è semplicemente un'immagine sacra, ma è appunto la testimonianza della preghiera. L'icona si dipinge pregando. E la cosa che colpisce è che con l'andare avanti dei secoli, le icone sono molto simili tra loro. Possono recare delle scritte che indicano il luogo di provenienza, il monastero di provenienza o di destinazione. Diventeranno un linguaggio che dalla Russia arriverà in tutti i luoghi del cristianesimo ortodosso, in Grecia, in tutta l'Europa orientale. E oggi, 2022, esistono, in particolare proprio a Roma,
Esistono scuole di icone, scuole dove si insegna questa tecnica, che è insieme tecnica artistica, ma è, ripeto, esperienza di preghiera. E uno degli aspetti che colpisce soprattutto noi italiani, culla del Rinascimento, è l'estremo processo di astrazione dell'immagine e il fatto che l'icona sembra ripetere continuamente se stessa. Se noi confrontiamo un'icona come questa del IX, del X secolo, con un'icona di tempi più vicini a noi, bene, le differenze appaiono lievissime. Dunque, sembra che non conti la mano dell'artista che l'ha eseguita, sembra che non conti l'irripetibilità del gesto creativo. In realtà, l'irripetibilità del gesto creativo non conta. Sembra un paradosso per il nostro modo di concepire e percepire l'arte. Questo perché è un vero e proprio processo di fede. È una storia che accompagna colui che dipinge l'icona e appunto fa della copia dell'immagine una testimonianza di fede. La tecnica di esecuzione è estremamente complessa. Le icone sono dipinte sul legno, in genere hanno una presenza molto forte dell'oro o dell'azzurro, in genere dell'oro, e fondo oro che appunto erede dell'esperienza bizantina, dove l'oro esperienza del riflesso della luce di Dio, dove l'oro è simbolo di fedeltà. L'oro è l'unico metallo che non si altera mai e dai tempi più antichi è segno della fedeltà. Non è un caso appunto che la fede nuziale sia in oro, perché rispetto agli altri metalli non si altera. Questo probabilmente anche il motivo che ne fa uno dei metalli più preziosi. E il fondo dell'icona viene dipinto appunto con queste foglie d'oro e soprattutto la tecnica di realizzazione è quella di una, così come la chiamerà lo straordinario teologo e filosofo russo Pavel Florensky, una prospettiva rovesciata. Nell'arte italiana, rinascimentale, nell'arte greca latina, nell'arte del Mediterraneo occidentale, siamo abituati a pensarci osservatori di un'opera. Se pensiamo a tante opere del Rinascimento in cui addirittura c'è un personaggio che ci guarda per attirare la nostra attenzione, o un'immagine, una prospettiva particolare che attira la nostra attenzione e ci trascina nell'opera. Questa sarà un po' la caratteristica soprattutto dell'arte del secondo Cinquecento italiano, del Seicento. Erede appunto di quella prospettiva rinascimentale in cui viene creata questa scatola prospettica per illudere lo spettatore della terza dimensione. Bene, qui è il contrario. Qui è l'icona a guardare noi. Non è un caso che nelle case di religione ortodossa, e questo purtroppo ce lo mostrano anche le tante immagini di questi giorni di case distrutte, l'icona è collocata
Nell'angolo più bello della casa c'è una piccola mensola, appunto, che sorregge l'icona. In genere c'è una tovaglietta molto, molto ricamata, molto elegante, ci sono dei fiori e lì è collocata l'icona che veglia sulla casa, veglia sugli abitanti della casa. E questo è molto bello perché, ripeto, è l'icona a guardare noi. È appunto una prospettiva rovesciata rispetto a quella nostra occidentale, in particolare italiana e latina. Una prospettiva rovesciata che fa dell'icona un'immagine astratta, un'immagine che ha dei canoni di bellezza, ripeto, completamente diversi rispetto a quella dell'arte latina, quella dell'arte del Mediterraneo occidentale. Questa è, di icone prodotte ce ne sono tante. Hanno la caratteristica di raccontare, di presentarci in un'unica immagine tante storie, tante esperienze di fede insieme. Questo perché l'icona più che mai ha una funzione particolare, che è quella di aiutarci a pregare. Io ho scelto questa perché è un'icona che mi ha sempre colpito tantissimo, in cui vediamo la Madre di Dio con al centro, in una specie di medaglione, Cristo, in questo caso circondato da stelle, e sembra che la Madonna appunto sia incinta di questo figlio che però è già adulto. La Madonna prega e nel gesto tipico dell'orante, lo stesso gesto che troviamo nelle primissime testimonianze di arte cristiana, nelle catacombe romane di San Callisto, nelle catacombe napoletane di San Gennaro. Il gesto dell'orante che troviamo e che è ancora il gesto di colui che prega, dell'uomo in preghiera nella religione ebraica. Dunque, la Madonna contemporaneamente è madre, ma è anche figlia. Il volto del Cristo non è mai il volto di un bambino, in questo caso. Ma è il volto che presenta già le rughe di un uomo adulto sofferente. La prospettiva non ha mai l'illusione di una terza dimensione, ma è sempre rigorosamente appunto rovesciata in una bidimensionalità che guarda noi. I colori hanno sempre una propria simbologia. Abbiamo parlato dell'oro, ma diciamo anche del rosso e dell'azzurro, che sono i colori che dominano in genere l'icona. Il rosso e l'azzurro nella simbologia cristiana sono i colori del sacro, ma anche i colori della terra. L'azzurro è il colore dell'acqua, è l'acqua delle nozze di Cana che si trasforma nel rosso del vino, che è il vino dell'Eucaristia. L'azzurro dell'acqua è l'acqua del battesimo, è l'acqua della vita. È Cristo acqua della vita. Bene, i soggetti delle icone, abbiamo detto, possono essere tantissimi. Io ho scelto semplicemente questo perché è
tra quelli più prodotti all'interno dei monasteri e anche tra quelli più famosi nel nostro Occidente. Ripeto, anche la Chiesa cristiana cattolica usa l'icona per pregare. Anche nelle chiese, appunto, nei monasteri cristiano-cattolici vengono realizzate delle icone. Questo è molto importante perché veramente ci fa comprendere come la storia, l'arte è costruzione di pace. Parliamo di un'unica Europa. E parliamo di un territorio, l'Europa, in particolare l'Europa del Mediterraneo che comprende anche il Mar Nero, Odessa, di cui tanto sentiamo parlare oggi, purtroppo per cose brutte, è stato in passato il porto prediletto del dominio veneziano, è stato in passato ed è il porto che collega l'Oriente all'Occidente. Odessa ha visto le prime apparizioni di San Giorgio. Nella scorsa lezione proponevo una lettura dell'icona di San Giorgio che è anch'essa famosissima e molto prodotta e molto pregata, non solo, ripeto, nei territori di cultura russa, ma anche nel nostro occidente cristiano, tant'è vero che San Giorgio e San Michele Arcangelo sono da sempre i santi protettori degli ordini militari. Bene, Odessa è stata da sempre un centro di produzione artistica straordinaria legata a Venezia. Se pensiamo alla straordinaria Basilica di San Marco a Venezia, è inevitabile il collegamento nell'uso dell'oro, nell'uso di questa bidimensionalità, che in realtà, ripeto, è una prospettiva rovesciata, nell'uso della simbologia, il riferimento all'arte bizantina e all'arte dunque russa è inevitabile. Sono linguaggi che vengono a stratificarsi nelle culture locali, sono linguaggi artistici che si generano poi in piena autonomia, pur collegandosi tra loro. Venezia, Istanbul, Kiev, i monasteri russi, i monasteri della Grecia ortodossa, la presenza di straordinarie icone antichissime, anche se noi in realtà non sappiamo quando è cominciata precisamente la produzione di icone, proprio perché è un linguaggio dove arte e spiritualità, arte e esperienza di fede sono straordinariamente legate e dove questo linguaggio, ripeto, va a stratificarsi con città apparentemente lontane tra loro, Odessa, Venezia, Istanbul, Kiev. I monasteri russi. Eppure viene generato un linguaggio, ripeto, che ancora oggi si produce all'interno di scuole di iconografia, di scuole di icone, dove si impara, dove si insegna a realizzare l'icona, dove si fa una straordinaria esperienza di fede, soprattutto. Bene, e saranno proprio gli artisti del Novecento russo a riprendere questa tradizione e
Mi riferisco soprattutto all'esperienza delle avanguardie russe, delle avanguardie europee, che è quella straordinaria esperienza dell'arte che vede l'Europa prima del disastro della Prima Guerra Mondiale, prima dell'inizio della fine dell'Europa. Gli anni dal 1908-9 fino all'inizio della Prima Guerra Mondiale sono un'esplosione in Europa di quelle che gli studiosi hanno definito avanguardie, usando un termine militare per definire appunto coloro che saranno i primi a combattere, i primi a morire, proprio perché le avanguardie, pur nella loro vita brevissima, hanno generato e hanno segnato l'arte di tutto il Novecento e di questi primi 22 anni degli anni 2000. Ecco, interessante vedere come l'icona russa, la tradizione dell'icona russa sia stata fondamentale per un artista che è tra i principali artisti europei, che è Kandinsky, che comunemente chiamiamo il padre della pittura astratta. Questo comunemente è chiamato il primo acquerello astratto. Kandinsky sarà il padre dell'astrazione. Kandinsky è un russo di tradizione ortodossa. Andrà in Germania a cavallo della rivoluzione russa. Insegnerà nella straordinaria esperienza della Bauhaus e della Repubblica Democratica di Weimar, fino poi al disastro che accadrà. E tutta la sua pittura, che può sembrare data semplicemente da macchie giustapposte di colore, in realtà è una esperienza spirituale che ripercorre l'esperienza delle icone russe con cui è nato e cresciuto, che hanno fatto parte radicale della sua tradizione, della sua esperienza artistica, della sua esperienza spirituale. Kandinsky scriverà un libro straordinario che consiglio a tutti di leggere, perché non è semplicemente un trattato di estetica, ma appunto è vivere l'arte come profonda esperienza spirituale. Profonda esperienza spirituale che ci avvicina a qualcosa che, secondo Kandinsky, va oltre una specifica confessione religiosa. Questo è, ripeto, il primo acquerello astratto. Poi Kandinsky avrà una straordinaria produzione di arte astratta, accompagnata anche da testi in cui illustrerà come le forme e i colori entrano in dialogo sulla superficie, separandosi sempre di più da quello che è l'oggetto rappresentato. L'oggetto rappresentato sarà pian piano, lascerà il posto pian piano a rapporti di colori, di linee che entrano in dialogo con la superficie. Questo tipo di esperienza artistica straordinaria non piacerà né all'Unione Sovietica né alla Germania nazista. Tant'è vero che opere come queste, in quella famosissima mostra
voluta da Hitler e Goebbels, arte degenerata, verrà indicata come arte degenerata. I totalitarismi preferiscono un'arte che sia chiara al popolo, che mostri la forza della grande madre Russia attraverso immagini di campi, attraverso appunto la coltivazione del grano, attraverso il lavoro, immagini straordinariamente figurative che hanno certamente la loro potenza, ma non amano l'arte astratta, la considerano un'arte lontana dal popolo, quando assolutamente non è stato così. Kandinsky ha insegnato, ripeto, nel pieno della Repubblica di Weimar, e sicuramente la sua esperienza era lontanissima da qualsiasi esperienza politica. La sua era una esperienza artistica dove, ripeto, l'arte, la produzione artistica è talmente libera, è libera dall'oggetto, libera dalla realtà, da diventare esperienza spirituale. Un altro artista straordinario, padre della grande astrazione russa, sarà appunto Malevich, di cui vi propongo un'opera che forse vi lascerà un pochino di riflessioni e di interrogativi. Ecco, questo è il famoso quadrato bianco su fondo bianco. Semplicemente un quadrato bianco su un fondo bianco. Malevich arriva a questa esperienza straordinaria che sarà quella del suprematismo, dove da una produzione inizialmente legata alla esperienza anche per lui dell'icona russa, dell'astrazione dell'avanguardia europea, arriva a questo tipo di punto di arrivo. Non solo l'oggetto è andato via, ma tutto è rapporto tra superficie e fondo, tutto è esperienza straordinariamente spirituale. Ecco, se un'opera del genere può lasciarci tante, tantissime domande, vi posso assicurare che guardare da vicino quest'opera, cosa che, ripeto, nessuna immagine, per quanto ad altissima definizione, può aiutarci a fare, è effettivamente una straordinaria esperienza. Un'esperienza che ci fa comprendere come, ripeto, un quadrato bianco su un fondo bianco sia qualcosa che rappresenti un po' il punto di arrivo dell'artista, sia appunto il punto di arrivo della grande astrazione. Anche Malevich parte, ripeto, da un'arte figurativa, un'arte che racconta la sua terra per arrivare a questo tipo di esperienza. Esperienza astratta che è esperienza spirituale. Questo perché se l'arte sacra nel Novecento perde potenza, diventa, questo è perché diventa arte spirituale in molti casi, perché l'esperienza spirituale si libera da qualsiasi codificazione religiosa
per raggiungere la profondità dell'incontro con l'altro. Incontro con l'altro che è incontro con Dio, ma un Dio che non si lascia codificare da codici religiosi, da confessioni religiose, ma è appunto un'esperienza profonda, spirituale, che si materializza nell'opera d'arte. Si materializza in un dialogo di colori, di superfici con i colori, di equilibrio tutto interno all'opera d'arte, che non lascia spazio alla rappresentazione, ma che diventa appunto presentazione di un'esperienza. L'esperienza dell'artista, e per questi due artisti di cultura di formazione russa possiamo certamente parlare di artisti straordinariamente europei, non solo per l'esperienza che hanno fatto in vari luoghi dell'Europa, ma proprio perché da questi artisti, dall'avanguardia generata da questi artisti, è nata l'arte che noi oggi consideriamo contemporanea. Ma le opere che vi ho proposto hanno già più di 100 anni, ma non perdono la propria potenza. Ripeto, un po' tutta l'arte del secondo Novecento e di questi primi anni del 2000 sembra non fare altro che ripercorrere, riproporre, senza riuscirci a mio parere, la straordinaria potenza di queste opere che, pur se nate, ripeto, in un periodo brevissimo di tempo, l'esperienza dell'avanguardia finirà proprio con i totalitarismi, finirà con l'inizio della fine dell'Europa. Bene, queste esperienze straordinarie hanno generato e continuano a generare arte contemporanea. Bene, con questo io concludo la mia breve riflessione. È stato più che altro un voler riflettere con voi su come, quando parliamo di Europa, non possiamo parlare soltanto di Francia, Germania e un pochino d'Italia, ma parliamo veramente di culture che sono entrate in dialogo tra loro, anche se troppo spesso in un terreno bagnato dal sangue, ma bene, l'Europa in realtà comprende queste culture che sono molto più vicine a noi di quanto possiamo immaginare, che dobbiamo conoscere proprio per costruire pace. E a me piace molto la frase di San Giovanni Paolo II, quando appunto diceva: siate costruttori di pace, perché veramente la pace è qualcosa che si costruisce, e si costruisce attraverso la conoscenza. In questi giorni tante università italiane, vi parlo ovviamente della mia esperienza, in tantissime università italiane si sta riflettendo sulla storia, sull'arte, sull'economia dell'Europa. E ripeto che mi occupo di storia dell'arte nel Mediterraneo. Bene, la riflessione di questi giorni che si faceva all'università era proprio come in realtà
il Mediterraneo non esclude il Mar Nero. E come non possiamo non considerare città come Odessa, che sono state e sono estremamente legate al nostro Mar Mediterraneo, che sono estremamente legate al nostro, alla nostra cultura europea e sono Europa e devono continuare ad essere luoghi che generano dialogo culturale, che generano pace. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, Giuseppina. Togli la condivisione che apriamo lo Sì, schermo per allora vediamo se tutti. ci riesco. Interrompi condivisione, ce l'ho fatta. Ecco, brava. Brava, Così adesso ci vediamo tutti. eh? Ecco, sì. Interessante, bello, brava. Grazie. Aprite tutti i microfoni. Senti, ma quell'altro artista che ha fatto il taglio della tela, che rapporto, c'è qualche rapporto con Sì, questo allora, tipo? sì, parli di Lucio Fontana, siamo negli anni 40, sì. E come dicevo, Kandinsky, Malevich, Klee, Mondrian, gli olandese, sono stati tra i grandi artisti che nei primissimi anni del Novecento hanno aperto la strada all'arte Arte astratta. astratta, infatti. Sì, l'arte astratta, di lì poi le esperienze sono state tante. Lucio Fontana, che lavorerà nell'immediato secondo dopoguerra, Lucio Fontana è un italiano, conosce questi artisti e li ha studiati, Ah, ecco. conosce questi artisti e li ha studiati, ma la sua sarà una riflessione un po' diversa proprio sulla sua esperienza di artista italiano, sullo spazio. In realtà quel taglio, che anche in quel caso sembra semplicemente il taglio di una tela, in realtà Vedere al di là. è il rapporto con lo spazio reale, lo spazio chiuso dell'opera d'arte, entra in relazione con lo spazio della realtà. Lucio Fontana, di cui a Roma ci sono delle opere bellissime proprio nel Museo di Arte Contemporanea. E vale un po' quello che ho detto a proposito del quadrato bianco di Malevich. Queste sono opere talmente forti che riesce a cominciare a comprenderle, a viverle quando le vedi da vicino. Allora ti rendi conto che quel taglio di Fontana non è un taglio e basta, ma è studiato talmente nei minimi particolari. Ma è studiato come lo era studiata una scultura di Bernini. Ecco, Sì, è molto, è infatti un'esperienza sarebbe diversa, molto molto complessa. interessante fare una lezione sulla comprensione di determinate opere. Sì, Eh possiamo sì, farla, perché secondo non me, si Maria, capisce. sì. Ci vuole una bella preparazione, cara mia. Comprendere l'arte contemporanea, me lo segno, Eh sì. Sì, è difficile da comprendere proprio. Però è molto Lì per lì non si importante. torna, Eh perché sì. è questa roba infatti. finisce. Perché Invece c'è un superficialmente dietro. uno dice, vabbè, ma che ci vuole? Che No, opera è? Sono capace pure io di fare un sì. taglio su Lo una tela. scarabocchio. Sono Infatti, capace. come lo dicono, io dico, bene, fallo. Perché non l'hai fatto prima? Oppure quando, a proposito dell'opera che ho mostrato di Kandinsky, mi dicono: sì, ma sembrano le cose dei Dei bambini, lo so bambini, fare pure sì. io. Prova a farlo e vedi quanto è complicato. Prova a farlo e vedi quanto è complicato. Vabbè, quella poi c'è sempre una parte di ignoranza e di presunzione con me, tutti gli argomenti, anche attuali. Sì, infatti. Adesso Appunto. siamo tutti diventati esperti di geopolitica. Chi c'è una voce sotto di Una voce di c'è qualcuno
sicuro che ha una radio accesa, qualcosa che si sente di sottofondo. Allora, avete, Dorina, hai qualche domanda, qualche osservazione? Veramente vorrei chiedere, e lo ringrazio di cuore, come si chiama primo quadro che lei ha fatto vedere? Perché mi ha incuriosito tanto pure a me e lo vorrei vedere più grande, più ingrandito, perché così piccolo non sono riuscita a vedere tutti gli allineamenti. L'icona di Maria Madre l'icona. Di... L'icona di Maria Madre di Dio. Ok. Sì. Poi se vede su... Ringrazio. Prego. Sì. Su internet sono proposte tantissime immagini, come dicevo, la stessa icona delle piccole varianti, ma questo addirittura nel corso dei secoli, perché poi copia se stessa sempre. Proprio perché non è importante per l'icona il gesto creativo. Esatto. Questo è molto, esatto. Ripeto, è molto anche, secondo me, difficile da comprendere per noi, ma è importante che questa icona sia espressione della esperienza di fede, di preghiera. Esatto. Proprio perché si è dipinta durante la preghiera, per cui si sta in uno stato particolare. Stanno parlando di... Esatto, come no? E la forza che dà la fede, no? È una televisione sullo sfondo. Ma la sentite questa come voce? Come no? Che televisione? Però non so di chi. Ma lui sarà l'ultima che è arrivata a dire, perché prima non c'è. No, ha il microfono spento, Maria Luisa. Lo so, però... No, no. Casa mia non... C'era un'interferenza, dai, adesso se n'è andata. No, si sente ancora. Si sente ancora. Sì. Va bene, allora per ora ti ringraziamo tantissimo. Io ringrazio sempre voi e veramente la voglia di abbracciarvi è tanta. Ecco, veramente. Poi dai, adesso che è arrivata la primavera abbiamo anche modo di vederci un po' all'aperto. Per cui, insomma, sarà interessante rivederci tutti insieme. Tra l'altro, domani approfitto per ricordare ai presenti che domani abbiamo un incontro in presenza al CREA con Massimo Morassut. Capito chi è Giuseppina? È il direttore del CREA, della cantina sperimentale, che ha venduto i libri se ci offriva il vino. Ora mi ricordo. Bravissimo. Per cui domani abbiamo questa conferenza in presenza al CREA con lui, che ci parlerà dei 130 anni della storia della cantina sperimentale. Pure Maria Pia sarà interessata, perché pure Maria Pia c'ha una cantina sperimentale. Per cui, insomma, sarà veramente interessante. Invito tutti ad essere presenti domani. E sarò, se riusciremo a registrare, te la manderemo la registrazione. Sì, volentieri. E va bene, allora buona serata a tutti. Buonasera a tutti. Ciao, grazie. E a prestissimo. Grazie. Ti aspettiamo. Su quel tema di come comprendere l'arte contemporanea, che sarà veramente utile. Un po' di strumenti, sì. Va bene. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao a tutti. Ciao.